dobbiamo pensare a una forma rigorosa che rispetti le reciproche posizioni di maggiore joint venture, perché questa è la strada. Io non penso che mai lo Stato ce la farà avere un impulso rilevante nella produttività di nuovi farmaci, e lo abbiamo visto con quello che è accaduto con la pandemia. Se noi non avessimo avuto l'industria, qualsiasi Stato, dalla Francia alla Germania all'Italia, purtroppo non avrebbe potuto competere. Però credo che questo sia un aspetto importante che va considerato assolutamente. Non dobbiamo avere preclusioni, non dobbiamo avere pregiudizi, e solo se testiamo in maniera rigorosa, con rispetto delle reciproche posizioni, probabilmente cominciamo ad avviare questa progettualità, che non è semplice, non è facile, richiede molti fondi, ma che a mio giudizio è assolutamente decisivo proprio per quelle patologie che non solo sono di rilevanza epidemiologica di per sé, come la schizofrenia, parliamo di 0,7% in termini di prevalenza e quant'altro, ma che lo diventano ancora di più quando ci sono delle situazioni di stratificazione, di mancata risposta al trattamento. Pensiamo a quello che succede, ahimè, nelle neoplasie, dove tutti comprendono la gravità di avere una patologia neoplastica, di non rispondere al trattamento, laddove invece forse nel caso delle patologie psichiatriche questo discorso è meno cocente e invece lo dovrebbe essere altrettanto.